L'ambulatorio di psichiatria di Via Garibaldi a Patti ha ospitato nei giorni scorsi la presentazione del libro Corrente glaciale artica, scritto da Angelo Florio in collaborazione con la cugina Licia e pubblicato dalla casa editrice Chimeric. Nel corso dell'evento, organizzato dal medico psichiatra Gaetano Arcovito, le parti salienti del testo sono state illustrate da una breve introduzione critica della dottoressa Giovanna Natoli. Il romanzo è l'opera d'esordio di Florio, nato a Librizzi e con una grande passione per la lettura e la musica che lo accompagna sin da quando era bambino. Volevamo fare un libro che fosse neutro, cioè che parlasse della natura, parlasse del mare, parlasse dell'amore, parlasse dell'avventura e parlasse anche naturalmente dei rapporti internazionali, della politica internazionale. Ed è un libro anche di fantasia, dove si parla anche di amore, di amicizia, delle cose che non si devono mai perdere di vista anche quando si parla di un libro di avventura, perché sono anche le cose che, più importanti della vita di tutti noi.